Possiamo dire lavori in corso. Questo è il modem di un Samsung Galaxy S4 a cui stiamo rimettendo piano piano le bolse. Visto che lo stencil del modem di questo Samsung S4 non ce l'hanno dato, o meglio c'è lo stencil dell'S4 ma non c'è la parte che riguarda il modem. Forse perché pensavano che non va ribollato, non va sostituito, invece purtroppo sì, perché su questo Samsung S4 era proprio il modem a fare difetto, almeno crediamo, speriamo bene, perché poi l'ultima parola è sempre quella del telefono. Adesso più o meno siamo oltre il 50% delle bolse rimesse, poi bisognerà controllare, per esempio vedete queste qui non sono precise e poi vanno saldate, no? Una volta che abbiamo saldate abbiamo fatto quindi questo rebolling 100% a mano, e allora possiamo procedere alla saldatura sperando bene, cioè sperando che questo faccia in modo che possiamo anche eventualmente lavorare con altri macchinari, no? Sul firmware modem e ripristinare questo telefono, perché il difetto era dimostrare un'email null, nessun email. Abbiamo provato a scrivere con l'Octoplus e anche con la Z3X, non c'è stato niente da fare, e allora adesso, come vedete, allora io per tenerlo fermo ho messo questo tweezer, così diciamo sta abbastanza fermo, stabile il modem, e poi vedete con un ago piano piano sto rimettendo a posto le bolse, no? Una per una purtroppo, cioè non è che c'è un metodo alternativo quando non c'è uno stencil, no? A portata di mano, no? Se c'era avrei volentieri usufruito dello stencil o magari uno compatibile, ma dovrò vedere magari se riesco a trovarlo, perché non serve quasi mai, ma la volta che può servire, quando non c'è, tiro da un po', no? Anche perché qui non le voglio contare nemmeno, ma le borse da mettere sono davvero tante, tante, proprio tante. E vabbè, basta avere pazienza, perché poi questo è tutta una questione di piano piano metterle lì, no? Come sto facendo, e poi aspettare il termine. Voi potete andare avanti col video, io purtroppo non posso andare avanti, mi piacerebbe andare avanti nel tempo e vedere, non so, che ho finito di spiattellarci queste borse, però ormai diciamo che il più è fatto, no? 50% passed, per cui il grosso ormai l'abbiamo fatto, tocca solo stringere un po' i denti e fare il resto, no? Sempre nella speranza, come abbiamo detto, perché non è scontato, no? Che qui in alto c'è il telefono mio che mi sta avvertendo che è ora, manca mezz'ora all'inizio del lavoro. Oggi è sabato, noi il sabato iPhone Assist Roma è aperto al pubblico solo dalle 10 alle 12. E quindi mi sta avvisando, guarda che tra un po' sei aperto al pubblico, per adesso siamo ancora offline, diciamo, no? Privato. Il sabato in genere, essendo dedicato alle consegne di eventuali telefoni rotti e iPad, insomma, computer rotti, e al ritiro, è abbastanza tranquillo. Certi sabati invece è un casino, arriva di tutto e di più, eh. Non crediate che solo il sabato, che sempre il sabato è un giorno tranquillo, no, assolutamente no. Sono stati sabato che non sapevo a chi dare il resto. Poi il sabato non c'è segretario, non c'è nessuno, per cui chi si presenta per ragioni amministrative è sempre pregato di tornare in momento adeguato. Nel senso che da lunedì a venerdì, dalle 9 alle 13 sarebbe l'orario migliore, oppure se proprio non si può dalle 16 alle 18 pomeriggio,
Se ancora non si può, uno chiama, prende un appuntamento e vediamo se si può fare un altro orario, ma gli orari sono quelli. Ok? Le eccezioni si fanno, ma ci deve essere un motivo valido. Non è che uno mi dice io non esco sempre, che ne so, non me vado a uscire. La cosa è che per ragioni di lavoro, per ragioni di altro tipo, uno non possa venire in quegli orari. Vediamo di far combaciare gli orari, insomma. Boh, questo è il modem, dicevo, a parte queste quisquiglie, no? È il modem del Samsung Galaxy S4, a cui stiamo rimettendo le balls. Queste balls, tante volte le chiedeste, sono da 0,25, sono piccoline, perché altrimenti se sono più grandi non ci vanno bene. Vanno bene anche sull'iPhone, come vedete vanno bene anche su questo modem, che è un'altra marca, che è Samsung. Io qui ho buttato un po' di borse sulla scrivania su questo stencil, perché adesso purtroppo adesso non c'è tanto più spazio, no? Sul modem, prima le mettevo sul modem, adesso lo spazio si è ristretto per non andare a finire sulle borse che già ho messo. Preferisco mettere accanto le borse e le prendo piano piano e le mettiamo, no? Come sto facendo, vedete, no? Possiamo dire che è il metodo Davide Menegalli. Io la prima volta l'ho visto fare a lui questa cosa e ho pensato che era un po' osé fare questo, perché sinceramente è un'ammazzata, no? Però purtroppo quando bisogna farlo, no? Non è che ti puoi dire indietro, no? Se te tocca, a chi tocca non si ingrugna, dicono a Roma, dove andare a finire la borsa? Guarda quanto sono stronze, sono molto calamitose e non si fanno via, scappano. Stronza, vieni qua. Vabbè, quelli hanno detto che non vogliono salire a bordo. Prendiamone altre e continuiamo il lavoro. Ripeto, a me piacerebbe andare avanti e dire ah, ho finito, meno male, va. Voi potete andare avanti nel video e vedere la finale, cioè il lavoro terminato, il rebolling finito. Io purtroppo no, devo stare al chiodo. Intanto mi butto un altro po' di borse qua. 0,25. Eccoci qua, mi sa che dovrò mettere appena appena anche su questa punta un goccetto di frizzante, se no non si fanno acchiappare manco se le sparo. Ecco, adesso sì, vedete. Bisogna inventarsele tutte con queste borse, se no non vengono. Che poi tutte queste piazzole non sono tutte servite, no? Ma tu non puoi non farle tutte quando le vai a rifare. Bisognerebbe che tieni conto di quale sono null e eventualmente non ce le metti, ma insomma, non è facile, eh? Questo telefono, col fatto che il modem difettava, prendeva il segnale e poi non lo prendeva per un periodo, no? Poi lo prendeva, poi non lo prendeva, insomma era un po' una botta in testa, no? Perché è un telefono che ogni tanto se devi telefonare non puoi telefonare perché il segnale non c'è, poi ritorna, poi non c'è, insomma, interrogandolo col codice che conoscono ormai tutti, ma tante volte non lo conoscete, no? Per sapere se c'è il firmware modem e quindi l'email, basta comporre, come se stesse facendo una telefonata, questo codice, no? Asterisco, cancelletto, 06 cancelletto. E se tutto va bene, cioè se funziona regolarmente, il sistema vi deve restituire l'email del telefono, e questo non lo faceva, cioè tu facevi il codice e non compariva nemmeno la cippa, pur
essendo presente nelle informazioni del telefono l'email. Quindi era chiaro che c'era un difetto, no? Sull'email. Lo facciamo anche sull'iPhone questa cosa, eh? Interroghiamo il modem, non dà l'email e allora c'è un problema. Ne ho comprato proprio uno di recente di iPhone, no? Con questo difetto. Era un iPhone 6, me l'hanno venduto con questo difetto proprio del modem, quindi nessun servizio era in quel caso, non è che lo prendeva il segnale, proprio per niente, no service. E anche lì ho staccato il modem, è un po' più semplice sull'iPhone perché c'ho lo stencil, ho staccato il modem, ho fatto il rebooting, l'ho rimesso e tutto è andato a posto. E che volevo dire? Ne ho comprato un altro da quella ditta, sempre come quest'altro iPhone 6, non so se sarà il difetto del modem, li compro già sapendo che c'è un difetto, alcune volte sono difetti molto semplici da riparare, forse il modem non è proprio un difetto semplice da riparare, ma insomma, siamo riparatori, no? Bisognerebbe saper riparare tutto, più o meno, insomma. Io quando mi dicono si può riparare, e se non è morto? Se è morto lì bisogna chiamare qualcun altro. Qualcuno che fa i miracoli. Io i miracoli ancora non li faccio. Ma non li farò mai poi, comunque. Allora, sono rimaste le ultime tre file, anzi due file di queste centrali e poi quelle sotto, no? Come vedete. Le borse da 0,25, queste qui, le Soldier Ball, le trovate dappertutto. Io le ho prese da un venditore su eBay, queste borse, e sono buone. Ne ho prese anche da AliExpress, sono ugualmente buone. L'importante è che siano di qualità e non prendete la merda, poi vi trovate delle borse che non valgono la ceppa. Sapete, uno vuole risparmiare e risparmio non equivale mai a qualità, eh. L'altro giorno esco fuori, mi conoscono, mi fanno: senti, dovrei riparare un iPhone 5, si è rotto il vetro. Dico: va bene, come facciamo? Sì, ma voglio un vetro da due soldi. Dico: va bene, lo ordino apposta per lei, un vetro da due soldi e lo mettiamo. Se vuoi un vetro da due soldi lo possiamo prendere e vai, no? Però poi non ti lamentare, perché se il vetro è da due soldi anche il risultato sarà da due soldi. Non è che puoi avere la botte piena moglie ubriaca, no? Mi sbaglio? Che alcuni poi pensano, mi pigliano una cosa schifosa, però il risultato deve essere ottimo. Insomma, piacerebbe pure a me, che ne so, pagare attrezzature e niente, ma funzionano perfette. Beh, mi piacerebbe, ragazzi, eh. Mi piacerebbe tantissimo. Ecco, si comincia, che sono le 9? Diamo un'occhiata. No, non sono le 9. No, voglio dire, non sono le 10. Conosciamo questo numero, vediamo un attimo. Siamo ancora presto. Noi apriamo alle 10. Può chiamare più tardi? Grazie, buongiorno. Fammi lavorare in santa pace, grazie. Sempre prima, ragazzi, ogni volta che voi non avete un'attività commerciale, no? Ma vedrete che voi metterete gli orari che iniziate alle 9 e quelli fanno: ma un quarto d'ora prima, ma mezz'ora prima, ho capito, ma l'orario che c'è stato messo a fare per sfizio, boh. Prima sto a fare i fatti miei, magari mi sto, che ne so, mi sto trastullando, saranno pure i fatti miei, no? Ma visto che ci sono, visto che ci sei, perché non te ne vado un'altra parte? Ma dico io, tutte le obiezioni sono di questo tipo, eh. L'altro giorno è venuto uno,
solo un'ora e mezza prima e c'ho l'appuntamento, eh. Mi fa, sono arrivato un po' prima, aspetti un'ora e mezza, mo. Dico, perché? Perché dobbiamo dare un appuntamento, amico. Uno quando ti dà un appuntamento significa che a quell'ora ci avrà altro da fare. Se non te lo dà l'appuntamento. Poi è bello sapere che uno arriva anche in anticipo, nel senso che se è una persona precisa possiamo confidare che sarai puntuale all'appuntamento, ma questo non significa che noi ti riceveremo prima. Non sbaglio? A meno che, guarda, proprio potrebbe capitare che non stiamo facendo niente, vabbè, sentiamo che cosa hanno da dirci. Capita di rado che non abbiamo niente da fare, eh? Verso mezzanotte alle 11, tipo ieri sera erano mezzanotte più o meno che sono riuscito finalmente ad andare a fare un'altra cosa diversa da quella che faccio, che me lo sono preso come impegno, ma l'ho preso solo per la salute, non certo per lo sfizio, quello di andare in palestra a buttare via un po' di sudore, niente di che. Magari pure quello. Vedete, lo faccio così tardi perché prima non si può. Non si può ed è prima. Adesso non si può, che fai? Causa di forza maggiore, no? Dunque, se non sbaglio siamo proprio quasi verso la fine, eh? Ah, sta fuori il fuoco. Stiamo proprio quasi alla fine. Dulcis in fundo potremmo dire, no? Uscite fuori, voi state qua, mi servite. Boss. Eccone un'altra. Per farle uscire bisogna pregarle, eh. Si nascondono così bene. Allora, intanto se doveste fare una cosa del genere, mettete appena appena un velo di flussante, forse ce l'ho messo pure troppo, se no, quando andate a scaldare le borse vi saltano. E poi vi saltano a voi le cosiddette, come si chiama? Vi saltano i 5 minuti, si dice così? Anche i 6 minuti? Qua sotto ci stanno delle borse perché lo sento alto sto coso. Adesso manco lo posso alzare perché se lo alzo mezzo un po' tutto. Ma che bolsa, si può dire? In questo caso si può dire che bolsa. Vediamo se adesso è in piano perché qualcosa è uscito fuori, ecco. E mi sono spostato due borse nel frattempo, eh. Vabbè, ora le rimettiamo a posto. Queste di qua, vedete, mi sono spostate. Allora, con sto giochino. Ehi amico, vuoi scendere giù? Ah, che borsa. In questo caso proprio che borsa. Su, piano, sali qua. Vai al tuo posto, non rompe i colpi, i cosiddetti, i coimbrioni. Allora. Se sentite chiacchierare mio fratello, eh. Che sta a parlare con la moglie. È venuto a darmi un aiuto, ma se ne scappa subito, vedete, oggi scappa sicuro. Vi giocate qualcosa? Questo è ormai scappa sempre a casino, non gli piace più Roma. Beh, in fin dei conti è sposato, c'ha una moglie lì. Dov'è che vado all'uccel di bosco? Bolso, bolso delle mie brame. Venite qua che mi servite. Allora. Queste sarebbero ancora due righe, no? E poi ci sono le tre righe sotto. E il grande lavoro, il grosso è andato. Poi facciamo un rebolling, vi faccio vedere come si fa. Perché il rebolling in questo caso non va fatto in modo standard. Altrimenti sapete che fate? Non fate il rebolling, fate il miscalling. Vi si attaccano tutte quante le borse. Allora, qui non ce n'è più nessuna. Eccole le altre. Andiamo a catturarle. Ne ho buttate parecchie qua sopra. A guardare sembra facile, eh?
Ma tenete conto che questa operazione, non perché voglio farmi grande, ma non è affatto semplice. Che mette queste borse una per una là sopra è una vera e merita rottura del bolso, si può dire perché sono borse, è proprio una rottura di palle, ragazzi. Però, c'è sempre un però, anche le cose pizzose, no? Quando serve, se devono fare. Tutti i nodi vengono al pettine, tutte le borse vanno a posto, si può dire. Siamo partiti da una situazione zero, ma siamo quasi alla fine, che fai, lamenti? Non ci si lamenta per niente. Ok, come vedete, finita quest'ultima fila, cioè abbiamo solo le tre file e amen. Ma appena che questo arriva gli dico se c'è un caffè da ste parti, mio fratello che sta a chiacchierare da là, eh. Un buon caffè è sempre una buona cosa. Ragazzi, non esagerate con i caffè, massimo 3 al giorno e starete bene. I caffè, troppi caffè, poi ci sono i viziati che senza caffè non possono stare, insomma. Troppi caffè fanno male. Fanno male. Ieri sono uscito con il mio amico Fernando che mi ha lasciato sto bel lavoretto da fare. Grazie Fernando, ti voglio bene. E dicevo, li voglio bene veramente, ma quando mi lascia queste cose lo gli sparerei. E dicevo, siamo andati a mangiarci insieme la pizza. Buona. Se l'è mangiato lui però la pizza, perché io mi sono messo a regime, niente pizza. Ah, ah, ah. Siccome avevano la carne danese, mi sono preso una bella pezzo di carne danese. E purtroppo, devo dire, quando farò la recensione su questo locale, metterò un bel giudizio negativo. Dice perché? Perché io voglio bene pure a questo, lo conosco, lo stimo, ma la carne faceva veramente schifo. Era una fettina sottile con 3 kg di olio grasso, rifritto, ripassato, non si fa così su. Ma che cacchio? Ma ti ho chiesto una fettina danese, non ti ho chiesto un olio rifritto, rifritto di qualsiasi cosa buttato sopra una fettina dura. Boh, la fettina danese non mi pare che sia quella. Boh, forse c'è stato in Danimarca e poi è tornato subito in Italia. Dice, fammelo andare in Italia che se sta meglio. Dunque, ragazzi. Bella, vai a prendere posto in tribuna. Qui, qui, qui. Qui, grazie. Il trucco che fate rimanere è fargli prendere appena un po' di quel velo di flussante che ho messo, che è appiccicoso, no? E quindi fai in modo che la soldier bolse non rompa i coglioni e rimanga lì. Che ho detto, coglioni, scusate, non rompa i coimbrioni. Mi è scappata, pardon. Su, bella. Ehi. Scendi, allora, la mia mano sinistra. A forza di star ferma si stava addormentando, la devo svegliare un attimo, che questo coso tenuto così non è affatto rilassante per una mano, eh. Tanto portiamoci le borse a bordo mentre che faccio ricircolare il sangue nella mano sinistra. Dove è andata? Eccola qua, scendi giù. Ok,
Qui ce ne sta un'altra, acchiappiamo e ce la portiamo a bordo pure questa. Vieni amica, vieni amica, vieni amica, vieni. Allora, sì, perché ormai sono anziano e poi comunque questa posizione non è affatto semplice. Se potesse questo rimanere fermo così senza io, ecco, vediamo, proviamoci, perché se questo può rimanere fermo così senza che io devo tenere la mano ferma lì che mi si addormenta, non sarebbe male. Beh, purtroppo lo devo tenere fermo, se no non rimane spianato. Ci addormenta che una bellezza la mano, eh? E non credo che sia la circolazione, ma più il sistema nervoso che alla mia mediana età sta andando a fare in culo. Da qualche un pass, oh, no, ti vuole sistemare meglio, non ti ho detto di venire con me, scendi giù, qui, guarda quanto è bastardo, alla punta, ecco, bravo, qui, ok, ritorniamo qua, te si fatta una vesta scullato. Già, siamo agli ultimi tre righe, eh? Possiamo dire te scrivo un'altra tre righe e ho finito. Mettiamo sti due e poi veramente stiamo alle ultime tre righe del Kaiser. Oh, ho pure la mosca? Vattene via. Ussa via. Brutta buzzurra. Dove stanno le altre borse? Eccole. La ricerca delle borse. Vieni amica, vieni qua. Ok, siamo alle ultime tre righe. C'è un programma, voi che siete molto ferrati, video, in cui questa operazione, per esempio, che io sto facendo a velocità normale, un convertitore video che mi faccia, che voi sappiate, per Windows però, non per Mac, che mi faccia scorrere velocemente questo che io ho fatto, diciamo, a ralenti, se lo conoscete e lo potete anche voi ogni tanto condividere, non sempre solo io, non ci dispiacerebbe saperlo, questa qui, come questa borsa, questa è da buttare, ciao, questo è buono, vieni qua amica, ehi amica, dove vai? Vieni qua, ok. Ultime tre righe, una, beh, una per modo di dire, ma stiamo facendo la prima. Pa, 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 pa. Ok, buttiamo un altro po' di balls, fermo così tu, grazie. Le prendiamo dal nostro contenitore, ne buttiamo un po' qua. Ormai stiamo all'ultima fatica di Ercole. Allora, scendete giù, grazie. Fate una passeggiata qua sopra. Oh.
dove stanno. Stanno in ordine sparso. C'è qualcosa di... sì, un filetto, l'ho tolto, fa rompere le scatole. Dove stanno le altre borse che ho buttato qua sopra? Già sono finite. Pensavo ce ne erano altre. Buttiamo un altro po' allora. È rimasta l'ultima riga più o meno, no? Dieci e zero uno spaccate e subito chiamano. Ok. Pronto? Sì? Sì. Sì.
Deve andare sul sito iphoneassist.roma.com, c'è il modulo di invio in assistenza, lo compila e spedisce all'indirizzo che è scritto là, va bene? Sì, niente, buongiorno, buongiorno. Ecco un altro modem che non va di un iPhone 6 Plus. Signore, c'è un modem che non va. Ha chiesto informazioni di come spedircelo. Ultima riga, eh? Ultimo piano. Anzi, pian terreno. Ah, ma c'era pure quell'altra, me l'ho dimenticato, qui non avevo finito. Mi sarebbe stato più bello che era l'ultima riga, vabbè, ma sono l'ultima riga, stiamo là. Tigolo sta fuori come al solito a caccia di donne. È un cacciatore, un Latin lover. E su, e si bono, sta fermo, Ultima vols, ultima vals, ragazzi, siamo all'ultima. Fermate, vai là, non rompi il coglio. Bravo. Ok, adesso diamo una sistemata eventualmente a qualcuna che sta un po'
non precisa, questa. Non deve essere forza precisissima, perché tanto poi se le attira, però più possibilmente possibile, più possibilmente medesimo. Lascia stare, disgraziata, non te ne andare in giro a rompicoglioni a tutti quanti. Stattene qua, ok. Pam 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 pam, questa roba. Show da qui. Leviti. Ti devi togliere. Ok. Allora. Ma mi sembra che stanno bene. Possiamo lasciare col tweezer. Reggiamo, sganciamo il tweezer, ok, siamo pronti per fare il rebowling. Allora, prendiamo una piccola documentazione fotografica del lavoro e poi passiamo al dunque. Allora, una fotina non guasta mai. Un po' più da vicino, ok. Ok, vediamo come è venuta la foto. Si vede. Adesso passiamo al rebowling vero e proprio. Comunque, lo dovrò fare fuori dalla camera perché devo fare in modo che sporge e che lo facciamo da sotto con il saldatore. Allora, questo lo spostiamo piano piano qui. Così, vi faccio vedere, da qui no? E adesso andiamo con l'aria calda da sotto a dargli una scaldatina. Ok. Vediamo come è venuto. Qualcuna si è attaccata. Si è spostata, come vedete. Qualcuna si è appena mossa. Vediamo se ancora si possono rimetti a posto. Sì. No, devi fermare lì. Grazie.
rimettiamo a posto e rifacciamo, che si sono spostate alcune. Allora, teniamo fermo. Quello è andato a fare in culo, ce ne mettiamo un altro al suo posto. Ci metto appena appena un filetto di flussente e ce ne metto un altro qui. Lascia stare quella. Eh sì, facile, eh? Su, scendi. Dove sta accadendo un'altra? Perfetto. Dove sta? Qui. Allora, tu rimettiti qua. Come ti muovi sui fulmini, no?
sta il vino su. Adesso cerchiamo di fare una dritta per non ottenere un'altra volta sto casino. Facciamo questa dritta qui. Una piccola variazione sul tema, ragazzi. Allora, dove stai? Eccoti qua. Fermo giù. Ok. Sistemare bene questa balls. Allora, io ho messo a 100 gradi, niente di più. Qui c'è qualcosa che devo togliere, questa roba, boh. Ciao, è andato da solo, non ce l'ho mandato io, ha scelto il fai da te. Allora, questa qui un po' più qua, grazie. Buongiorno, eh? Buongiorno. Sei svegliato? Lamo. Che ne so, sento che giri, rigiri, ma no. Sì? Non te fai vedere. Ah, parla, se non mi metti non si sveglia. Parlavi anche al telefono. Stiamo a parlare con voi. Lo so che stai a parlare con tua moglie. Quello tutte le mattine e tutte le sere. Ah, sì, è come la pillola? Ah? Brava. Hai capito? Che ha detto, tutto a posto a casino? Sì, c'è solo anche a casino. Ah, meno male. Se ci interessa. No, quello non mi interessava, però vabbè, mo me l'hai detto, mi sento meglio. Bel tempo anche a casino allora, giusto? Sì. Buono per te. Sì. 1-0 per te. Sì. Giusto? Antonio, dovresti qua dietro, questi qua, questi ripiani qua dietro, questi due, fare diventare come quelli che c'entrano, quelli blu, non quelli piccoli. Capito? Non ho capito niente. Questi due ripiani qua dietro, hai capito? Ah. Vedi là c'entrano quelli blu, qui non c'entrano perché è stretto. Le devi allargare in modo che c'entrano quelli. Mi sono spiegato in aramaico? Ma ti sembra facile. Sì, basta scendere quello di sotto, un po' più giù. Un po' più sotto. C'è qualcosa qua che da fastidio. Ma scansi pure quello. Perché è più comodo così. Così invece ci va poca roba e mi dà fastidio. Capito, mo? Sì. Ok, meglio tardi che mai. Io hai capito. Dimmi, qual è il problema? Non c'è l'attrezzatura? No, se mi interessa non la piccio pure. E questa è scomodata. Ah, sì?
Qua ci vuoi mettere con la blu allora, scusate. Sì. Però no, non devi far così, non devi fare così, devi collaborare. Guarda sto filo, aspettate un attimo, devo togliere sto filo dai coglioni qua, alta tonda da finire, bastardo.
sono nate le balls col mio metodo alternativo. Un attimo che rispondiamo pure al telefono. Sì, pronto? Sì, buongiorno, sono io. Sì. 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 Infatti mi sembra che le ho scritto che il programma del corso, no? Viene calibrato sulle capacità e sulle, diciamo, già doti acquisite del nostro allievo. Cioè, se lei per esempio già, come sta dicendo, sa smontare e rimontare i terminali, quello non lo tralasciamo di fare, perché è chiaro che se lo sa già fare, gli daremo il terminale da smontare, da riparare, ma lo sa già fare, non farà un'esercitazione completa, ok? Sì, quello lo sanno fare tutti, se cambiare un connettore TOC, sì. Noi infatti nel nostro corso non insegniamo queste cose qui. Poi è chiaro che se troviamo un alunno che non l'ha mai fatto, in qualche modo diciamo, senti, fallo perché se no non sai fare niente, no? Ma, sì. Ed è quello che facciamo di consueto. Sì. È giusto, sì. Lei di dov'è? Mi ha detto di? E dove si trova? Che non ho. Ne ho sentito ma non mi ricordo. Ah, Basilicata, ok, va bene. Basilicata, va bene. Mi sta bene Basilicata. E quello però gliel'ho scritto, non lo possiamo fare il programma perché non basterebbe il tempo, a meno che lei non, invece di farne 2 settimane, fa una terza settimana solo su quello, che in genere, e glielo dico per il suo interesse, quello lo facciamo una volta l'anno, vediamo tutti gli alunni gratuitamente, facciamo solo su quello. Sì, non mi ricordo quello che mi ha scritto. Beh, diciamo, guarda, io il mio consiglio è che siccome i ricambi non costano eccessivamente ormai, dedicarsi a sostituire vetri, quindi dover comprare diverse apparecchiature che costano manco poco per i vetri, mi sembra, a meno che non sia adesso, attualmente sarebbe quella cosa di più, il 6S e il 7, come iPhone 6S e 7 o i Samsung, no? Sì, no, ma ci credo. Vabbè, deve rimanere qualche giorno in più per fare quello, cioè fare 2 settimane il corso standard, così impara bene. Poi, che ne so, almeno un altro 3 giorni la settimana successiva. Sì, è giusto, è giusto. Sabato e domenica è pausa. Ma sono 80 ore però, non è che è un'ora sola. Se lei guarda in giro ci sono corsi che durano molto di meno e chiedono più o meno la stessa cifra. Sì. Guarda, quello è soprattutto una questione però che riguarda Samsung, eh? Perché come saprai Apple i virus non li prende. Ma stai parlando forse di iMac, non di iPhone, vero? Sì. Ma era allora un problema software, perché guarda, ti assicuro che l'iPhone i virus non li prende.
Tu dici? Che lo sappiano, non li prendono i virus di Apple. Sì. Sono successo, sì, può essere pure. Però sì, se ti interessa, ripeto, noi calibriamo il corso in base alle esigenze dell'alunno, non è che non lo possiamo fare. Va bene. Per quanto riguarda i vetri, ti dicevo, una cosa a parte, e la facciamo una tanto. Sì, stiamo a Viale Alessandrino 724, Roma Est sarebbe. Roma Est, Viale Alessandrino 724. 100 celle. Sì. Sì. Ma guarda, noi ti mandiamo, o meno te l'ho scritta anche mi sembra nella mail. Non hanno posto? Ah, strano, di solito ce li hanno, però vabbè, si vede che mo si sono ormai rimpinzati di gente perché. Sì. Ah, non si è più fatto sentire, ho capito. Quale dei quelli che gli ho dati però? La metto in via voce che sto lavorando, eh? Diceva? Quindi è andato bed and breakfast, Sì. mia Quello pietra e Belloni. E è uno tra quelli che abbiamo, sì. mi avrebbe fatto sapere se era pieno o meno per quella data lì, cioè dal 15 al 15 maggio. Ho capito. Insomma, ha fatto più sapere. Non ha fatto sapere niente. La casa del giardino Sì. è piena. L'hotel Santa Maura è pieno. Ce ne sono anche altre, se vuoi indago e ti dico quali altri ci sono qui in zona, se ti interessa, perché ce n'è uno qui su Via Casilina, adesso non mi ricordo il nome, ce n'è un altro qui dietro che è proprio una casa e costa più o meno come la stessa cosa di quegli altri, più o meno, perché sai, mi sembra 33 per 5 sono 300 euro, giusto, 2 settimane circa. E mi sembra quegli altri con 400 Giorni, sì, tre euro. l'altro, il bed and breakfast, però. Altre situazioni che con Poi, 400 euro ti danno proprio la casa, capito? vabbè, se mi indica, mi manda una Tu mail, rimandamela a me e ti posso rispondo con gli altri contattarlo. posti che conosco, no? Va Sì, va bene, bene? ok. Quindi dobbiamo includere questa terza settimana o qualche altro giorno in più, insomma, per Sì, approfondire il sì. discorso della sostituzione dei che a me interessa di oggi. Va bene. Va bene. Va bene, caro. Ok. Vabbè, ci sentiamo. La Ci ringrazio. aggiorniamo. Ricordati che Ciao. però di prenotare prima se vuoi venire perché poi dopo finiscono i posti. Sì, però io per venire, io innanzitutto mi devo organizzare perché Sì, il sono nuovo e posto. non trovo la Mandami una sistemazione mail per entro quale c'è oggi un così. problema. Io mi Mandami. devo organizzare. Io di venire Sì. ci può, cioè, dopo già segnare che vengo. Nel senso, però devo prima un attimo organizzarmi per quanto riguarda la sistemazione e Sì. poi Ripeto, posso mandami una chiedere mail il oggi ministro, stesso, eccetera. così in serata ti rispondo con gli altri posti, va bene? Va bene, ok, la Ok? ringrazio. Niente, buona giornata. Buongiorno. A lei, salve, salve. Scusate, ma stavo dando informazioni sul corso. Nel frattempo ho fatto il rebolling del modem e siccome alcune piazzole con lo stencil, quando l'ho tirato via, mi si erano un po', come si può dire, l'avevo toccate, che quando è caldo non bisogna mai fare nulla. E mi si erano rovinate la vita. Ok, adesso le ho sistemate con un po' di flussante. Aspetto che raffreddi. Stiamo a 150 gradi, ancora non sono fredde. Quindi non ci metto un dito perché vedete questo piccolo sporco qui si toglie. Ma adesso se vado a toccare mi porto via mezzo mondo. Che mi ha fatto cascare il telefono, Antò? Non me l'hai rotto, grazie. Si è scollato da solo. Ho capito. Sei scollato da solo. È scivolato da solo, ha tolto Ah. solo le vite perché che cosa è corte come Sì, qui. vabbè. Troppo peso. Dovevi togliere i cassetti. Non lo Ok, so. va bene. È troppo peso. Sì, ok. C'è una marea Dunque, di roba. va bene. Scansiamo.
guarda sto imbecille di... Ecco qua. Lo appoggiamo per terra. Stavolta però non mi muovo perché sennò riandiamo a rirovinare le piazzole che abbiamo finalmente creato. Scanso l'accessorio che è stato utile per guardare le piazzole nascere, no? Perché quando le vedi e le puoi eventualmente modificare di quel poco che ti serve, no, per poterle far diventare ok. Non resta poi adesso che saldarla e sperare bene. Qui il modem indica il verso, in alto se vedete qui, sì ciao, in alto qui vedete c'è questo puntino che indica il verso, no? Ora si sta raffreddando, ormai siamo quasi allo stato solido. Ok, è venuto bene, no? Come era bowling. Purtroppo fatto a mano perché non si poteva fare altrimenti, ma meglio a mano che niente, no? Ok, questo è per quanto riguarda il rebowling di un modem di un Samsung S4 Galaxy i9505. Grazie per l'attenzione, si fa così, si dice così. Ciao ciao!